di Expo qui sul Cardo, a poche decine di metri dall'Albero della Vite e dal Padiglione Italia, l'Emilia Romagna si presenta con le sue eccellenze. All along she moves into a broken paradise surrounded by the colored lights. Assessore, un'Emilia Romagna che si presenta all'Expo con tutte le sue eccellenze, davvero il luogo migliore per presentare una regione che vuole essere anche porta per il mondo. Direi di sì, il luogo migliore, perché questa grande manifestazione di Milano parla al mondo, noi siamo in mezzo al mondo e quindi quale luogo migliore in questi tre mesi di presenza qui in piazzetta, in più con la settimana del protagonismo, per mostrare tutte le grandi eccellenze dall'industria all'artigianato all'agricoltura e naturalmente ai grandi distretti turistici della nostra regione. Vogliamo fare dell'Emilia Romagna una regione ancora più turistica e l'Expo rappresenta una grande opportunità non solo per i sei mesi di esposizione a Milano, ma anche perché in questi mesi abbiamo portato in Emilia Romagna tour operator e giornalisti e quindi abbiamo seminato per il futuro. In questo senso una via Emilia che da Rimini passa tutta l'Emilia Romagna e arriva poi a Milano, ma anche una via Emilia che da Milano porta, speriamo in tanti e molti anche quest'estate, nella nostra Emilia Romagna. Noi abbiamo scelto la via Emilia come questo grande contenitore, questa antica strada romana che attraversa tutta la regione da Rimini a Piacenza fino a Milano, per raccontare le grandi eccellenze, i grandi territori, i 41 prodotti DOP e IGP, i grandi marchi internazionali, i grandi brand come appunto la Ferrari, i grandi territori, le destinazioni, le grandi eccellenze. Ecco, abbiamo appunto deciso di includere in questo nuovo brand turistico tutta la comunicazione della nostra regione, dei nostri territori, perché lungo la via Emilia si snodano appunto le grandi eccellenze, si articolano a pochi chilometri di distanza da questo asse storico di 2200 anni fa le grandi eccellenze, e vogliamo raccontare appunto un turismo diverso di carattere esperienziale, motivazionale, che racconta appunto le grandi qualità della nostra regione e le grandi eccellenze che in questo territorio, in questi territori, sono presenti da tanti anni. La regione Emilia-Romagna si è preparata, credo, in maniera importante per la presenza ad Expo, per presentare le proprie eccellenze, e in ambito turistico è stato fatto un lavoro di coinvolgimento di tutti i territori e per creare un coro di pubblico e di privato che sia ancora più consapevole delle potenzialità che la regione Emilia-Romagna può esprimere in ambito turistico, in modo tale che nel momento in cui si spengono i riflettori su Expo si mantenga questo coro di operatori pubblici e privati che continuino a lavorare proprio per portare sul mercato quei territori di grande eccellenza, di grande identità culturale che sono dall'Appennino al mare, passando per le città d'arte, per i nostri luoghi di eccellenza che magari non si sono mai messi a sistema per essere presenti sul mercato. Le eccellenze enogastronomiche, il suo mare, la Ferrari, oggi però occhi puntati sulla montagna. All'Expo nel padiglione dell'Emilia Romagna è tempo di montagna, d'altra parte insomma si guarda all'inverno, quindi quale cosa migliore da promuovere? Sì, questa è una grossa opportunità per promuovere le due stazioni dell'Appennino emiliano più importanti, che sono il Cimone e il Corno alle Scale. Noi parliamo di due stazioni che hanno il Cimone 50 km di pista, di cui servite da 22 impianti di salita con i 4 agganciamento automatico, con un territorio di piste coperto all'80% dalla neve programmata, oltre due parchi belli per i bambini, perché ricordiamo che sia che il Cimone che il Corno sono adatte proprio per le famiglie, in quanto partiamo dalle piste baby, che sono le verdi, andare alla 21 che è la Razzoli, che è una delle più impegnative d'Italia. E sono serviti da oltre 100 maestri di sci, un bambino che viene su da noi circa in una settimana grazie proprio al divertimento che fa nel parco, e dopo nelle piste in una settimana può fare una pista che ha un dislivello di 600 metri, dove può anche incontrare qualche animale, e per lui oppure orme, il maestro di sci lo descrive come un movimento magico. L'Appennino è una componente delle montagne italiane, è anche una componente importante. E in particolar modo in Emilia abbiamo la catena appenninica che viene dal mare fino che si congiunge con la Toscana, quindi diciamo da Forlì, dalla parte di Forlì inizia il nostro Appennino e quindi fino
al congiungimento con la Toscana. Direi che l'Appennino nostro è interessante perché non è montagne, non sono altissime, però anche come aree sciabili si può sciare fino ai 2000 metri tranquillamente, quindi questa è già una tipologia importante. Il terreno è un terreno interessante perché è vario come tutto l'Appennino, no? Diciamo abbastanza mosso, e quindi questo facilita anche un po' la pratica sportiva, nel senso che abitua, visto che lo sci in particolar modo è uno sport, diciamo, con molte variabili, e quindi avere un terreno molto vario aiuta anche a diventare campione. Quindi ne abbiamo degli esempi, no? Nella nostra terra. Gli ultimi due che abbiamo avuto sicuramente Giuliano Razzoli e Alberto Tomba. Tomba ha fatto sognare il mondo, diciamo, ha fatto sciare tutti, anche quelli che lo sci non sapevano nemmeno cos'era, e Giuliano ha vinto una grande medaglia d'oro, quindi importante, e adesso è anche in ripresa perché ha avuto un momento un po' difficile, adesso si sta comportando molto bene, quindi anzi l'auspicio è quello che torni a essere grande come è stato. Infatti non potevo mancare, Emilia Romagna è terra anche di montagne perché l'Appennino attraversa tutta la regione e sicuramente di eccellenze, di appassionati di sci, ma di appassionati di tanti altri sport e di appassionati di montagna. Poi anche chi al mare ogni tanto in montagna ci va, no? Volentieri. Eccellenze neogastronomiche ne siamo pieni, insomma, una regione completa che offre molto e di persone molto tenaci e appassionate. Tu come ti sei appassionato allo sci? Beh, io vivendo in montagna con un padre maestro di sci non potevo fare altro. Diciamo che io arrivo da un paesino piccolo, ma dove sono tutti malati per questo sport. Proprio, e quindi anch'io sono nato così, con questa passione che mi ha dato, che mi dà lo sci. Sappiamo anche che sei in forte ripresa quest'anno, che cosa ti aspetta? Beh, ho finito alla grande la stagione scorsa e ne sono sicuramente molto contento. Dopo qualche infortunio quest'anno cercherò di migliorarmi, è sempre così, uno deve sempre provare a fare qualcosa di più e raggiungere il proprio limite e superarlo. Io quest'anno ci proverò, sono andato vicino alla vittoria l'anno scorso diverse volte, spero di salire sul gradino più alto del podio e far suonare l'inno di Mameli ancora. Pensiamo sempre di trovare i gruppi folcloristici solo in alta montagna, Trentino, da quelle parti. In realtà il nostro Appennino è meraviglioso e voi lo siete dimostrazione di questo. La ringrazio per questo. Noi comunque riprendiamo una tradizione storica delle nostre zone, diciamo a partire per quello che abbiamo fatto noi come ricerche dalla fine dell'Ottocento, tramandando la tradizione attraverso racconti familiari, i nostri avi, eccetera. Abbiamo ripreso questi balli che sono per lo più manfrine, polche saltate, valzer antichi. La cosa bella è che unite tutte le generazioni, piccolini fino alle persone un po' più grandi. Sì, loro sono il nostro domani, diciamo, perché io sono presidente perché ho i capelli bianchi, però loro, tra di loro ci sono tutti dei ragazzi che ognuno ha il suo compito. Non è vero, e io qua tendo a commuovermi, non è vero che i giovani sono bamboccioni, sono, non hanno queste, i giovani sono anche questi. Tanto che sono in bici, diciamo che i risultati sono quello che ti serve per fare andare avanti questo sport, e sono arrivati, quest'anno è stato l'anno clou e ho vinto due campionati europei in pista, uno nell'inseguimento a squadre e uno nella corsa a punti, e poi ho fatto anche un secondo posto su strada in Estonia e penso che sia stato veramente il massimo. Tu vieni da un paesino di montagna, ma andare in bici in montagna aiuta a fare le gambe e il fiato? Sì, è dura, diciamo che è dura, anche perché abito a 12 km da Maranello dove c'è la Ferrari e sai, sono 12 km di salita, è dura arrivare su sempre, però sicuramente aiuta, cioè l'aria che si respira è proprio fresca e naturale. Il turismo è sempre più globale, ma allo stesso tempo la ricerca del turista è sempre più locale, nel senso che si va davvero alla ricerca di qualcosa di unico. Forse in questo l'Emilia Romagna ha tante carte da spendere.
Sì, in questa apparente dicotomia fra il turismo globale e la ricerca appunto dello slow, dell'unicità, dell'esperienza, della motivazione, noi come regione possiamo giocarci davvero delle carte molto importanti, perché abbiamo come dire, un know-how che viene dall'esperienza in questi territori, viene dall'esperienza di tanti imprenditori, non solo quelli propriamente turistici ma anche quelli dell'artigianato, del food, che con le loro mani hanno saputo creare delle filiere di grandissima qualità che oggi possono davvero raccontare delle grandi eccellenze e incontrare soprattutto i gusti del turismo internazionale, motivazionale, dell'esperienza, e quindi abbiamo credo tutte le carte in regola per raggiungere quel 10% di PIL prodotto dal turismo, che è uno degli obiettivi politici fondamentali di questa legislatura. Il sistema turistico mondiale si muove molto velocemente e quindi bisogna essere a conoscenza di come si muove il mercato ed essere pronti per stare sul mercato in maniera importante. Il sistema turistico della regione Emilia-Romagna che abbiamo avuto e che l'assessore si appresta a riammodernare attraverso una rivisitazione della legge che sia più attuale, ci permetterà di stare sul mercato in maniera più importante, portando anche queste eccellenze che ancora non sono note al mercato ma che sono veramente straordinarie per il mondo del turismo. Quindi il lavoro è tanto, però siamo estremamente propositivi perché Expo è stato, diciamo, un momento di collante molto forte. Abbiamo approfittato di Expo non solo con la presenza dei territori qui nella piazzetta, ma per tutti i mesi di Expo, ma anche per preparare il lavoro che verrà. Quindi è un momento importante per il turismo. L'Emilia-Romagna, della montagna, del mare, delle eccellenze gastronomiche, della Ducati, ma soprattutto della Ferrari. Sì, esatto. Della Ferrari, che appunto siamo qui all'Expo con una Formula 1, ma perché stiamo promuovendo il territorio di Modena e Maranello con Discover Ferrari Pavarotti Land. E infatti con questa escursione c'è la possibilità di visitare, oltre i due musei della Ferrari, la casa di Pavarotti, ma anche di fare delle visite guidate e degustazioni presso delle acetaie, cantine e caseifici. Qui ad Expo diciamo che di attrazioni ce ne sono veramente tante, ma non c'è nessuno che non si fermi almeno un istante a guardare questo gioiellino. Sì, esatto, come vedete c'è una grandissima fila che va al padiglione Italia, ma tutti cercano di superare comunque questa fila per venire a vedere la macchina. Orgogliosi certe volte anche di essere italiani, di essere anche emiliano-romagnoli, perché anche guardando il mondo ci si rende conto di quanto abbiamo e di quanto siamo soprattutto. Gli italiani devono prendere di più consapevolezza delle proprie potenzialità e abbandonare l'individualismo, i famosi campanili, e capire che insieme, nel momento in cui si fa un cammino, probabilmente è più difficile insieme, però sicuramente possiamo far emergere questa regione in maniera importante perché ne siamo capaci. Quindi anche un po' di orgoglio di quello che siamo stati in grado di fare. L'albero della vita è l'espressione dell'estro e della capacità italiana, di cui ogni tanto un po' di orgoglio non guasta.